Sì, io devo dire che la cosa che mi ha colpito di più immediatamente di questo accordo, anche perché parte proprio in partenza, la premessa, è questa, è la centralità che ha l'innovazione organizzativa, il cambiamento dell'organizzazione delle amministrazioni e il fatto che possa essere accompagnato dalla partecipazione dei lavoratori, intesa proprio come partecipazione diretta dei lavoratori, dell'intelligenza, dell'esperienza, delle competenze dei lavoratori a questo cambiamento organizzativo. Questo sicuramente può essere un fattore che può ribaltare la vecchia logica che, vorrei specificare, non è stata solo della contrattazione del pubblico impiego, ma della contrattazione in generale, anche del settore privato, di mettere davanti, anche quando si parla di produttività, di mettere davanti la questione salariale e quindi criteri distributivi, gli ammontari, eccetera, e soltanto in qualche modo ex post la questione del come crearla, la produttività. Come creare il cambiamento, come creare efficienza. Ecco, a me devo dire che proprio perché ho l'occhio, la sensibilità su questa questione da tempo, mi è sembrato importante che in un accordo quadro, quindi che dovrebbe in qualche modo dare la filosofia, se posso dire, delle relazioni industriali e dei contratti che devono venire, ci sia questo tentativo di ribaltamento. Attualmente c'è un problema molto grosso di produttività nella pubblica amministrazione, di efficienza e devo dire che si deve chiamare a raccolta, io credo proprio, il contributo e l'intelligenza dei lavoratori per risolverlo e che questo può essere anche un fattore importante di motivazione dei lavoratori, come dicono gli psicologi del lavoro, ma proprio di sensazione di contare dei lavoratori, di protagonismo dei lavoratori dentro gli enti, e che è un fattore importante, proprio per il governo delle amministrazioni pubbliche. Tutti e due i contratti, e non è scontato neanche per il privato. E non a caso il contratto dei metalmeccanici per la prima volta dopo tanti anni è stato firmato anche dalla CGIL, dalla FIAM-CGIL. La centralità è sulla necessità del rilancio della produttività nel caso delle imprese e della competitività delle imprese nel caso del settore privato e del cambiamento organizzativo di una nuova efficienza, di nuova qualità dei servizi nell'ambito pubblico. Quindi questo è fondamentale, è come se la nostra economia, sia l'economia produttiva, sia quella delle infrastrutture, perché di questo poi si tratta, il ruolo, gran parte del ruolo della pubblica amministrazione è proprio tenere in piedi un sistema industriale che funzioni. Ci si sia resi conto che lì c'è questo nodo e su questo nodo devono convergere, diciamo, le buone volontà di chi lavora e delle imprese, di chi governa la pubblica amministrazione, eccetera. Questo è fondamentale. Poi ci sono ovviamente delle buone contaminazioni anche dal punto di vista degli strumenti, perché per esempio i riferimenti a vantaggi fiscali possibili, diciamo, strumentazione legata al vantaggio fiscale nel caso della premialità legata alla produttività nel pubblico come nel privato e ancora più interessante a mio parere i riferimenti all'introduzione di forme di welfare aziendale. Sicuramente anche un buon sistema di benefit potrebbe essere una leva premiante interessante per i pubblici dipendenti e forse meno costosa, meno dispersiva e più agile da gestire che, diciamo, complessi sistemi di salario aziendale. Io credo che certamente l'organizzazione del lavoro è un fatto che può, come dire, essere implementata, decisa, cambiata, eccetera. Tutto ciò che è cambiamento è veloce, flessibile,
e quindi può essere decisa, governata soltanto a livello decentrato. Detto questo, la mia opinione, sia nel pubblico sia nel privato, è che l'organizzazione del lavoro dovrebbe essere, diciamo, l'organizzazione dell'impresa o dell'ente o dell'ufficio, del day by day, dovrebbe essere oggetto non tanto di una prassi di tipo negoziale in senso stretto, ma di una prassi di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Quindi vedo da un lato il coinvolgimento diretto dei lavoratori, dell'insieme dei lavoratori, in base alle loro competenze, esperienze, voglia di contribuire, eccetera. Dall'altro vedo che i rappresentanti dei lavoratori potrebbero avere un ruolo importante nelle decisioni della quotidianità.